Martedì 16 gennaio 2018, sedicesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda San Marcello Papa. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Marcello, Berardo e Liberata. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Costa. Nell'Italia centro-settentrionale deriva principalmente da toponimi, mentre al sud è più spesso collegato al nome proprio del capostipite, ovvero Costantino. Può inoltre derivare dal termine latino costa, col significato di fianco, costola. In quest'ultimo caso si riferisce a una famiglia che viveva o proveniva dalla riva di un fiume o di un lago, dal litorale marino o dalla fiancata di un monte. Costa è diffuso in tutta Italia, ma prevale a Genova e Messina. Da costa, dalla costa e della costa sono invece varianti tipiche del nord. Accadde oggi. Il 16 gennaio del 1994, con lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, finisce in Italia la cosiddetta Prima Repubblica. Chi è nato oggi? Oggi i nostri auguri vanno al regista statunitense John Carpenter, nato nello stato di New York il 16 gennaio del 1948. La citazione da ricordare. Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile, ma arrabbiarsi con la persona giusta e nel grado giusto e al momento giusto e per lo scopo giusto e nel modo giusto, questo non è nelle possibilità di chiunque e non è facile. Aristotele. Dice il saggio. La farfalla non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. Proverbio senegalese. Un consiglio al giorno. Avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace.